Quindi la S saludeccio. Saludeccio. Il già nominato saludeccio. Prego. Tutte le declinazioni possibili. Questa sempre. È un paese a metà. Io. Ringraziare Jack. Ah sì? Cosa avresti detto tu? Sarbipodi? Qualcosa di un po' più piccante, via, via. Ah sì? Saluteci. L'oratorio. È un paese che è a metà tra l'accogliente e il refrattario. È un perfetto punto medio tra queste cose. E, visto da fuori, prima di venirci ad abitare, aveva una veste molto più immaginifica per le colline che lo circondano. Poi quando ci abiti, come tutti i posti, quando ci abiti dentro, non riesci sempre a vederlo da fuori. Devi per forza fare molti viaggi che ti portano lontano e poi ritornarci. Per me è un punto medio, diciamo, non ha della gente, cioè nel senso qualsiasi agglomerato urbano, piccolo, grande, paesino, così, non è che mi provoca un particolare sentimento, se non magari per le pietre con cui sono fatti gli edifici, proprio l'architettura in sé. In generale l'agglomerato di persone che stanno tutte nello stesso posto mi dà, a volte mi disturba un po', però questo saludeccio media questo disturbo che può dare l'agglomerarsi, l'essere vicini di casa, quindi non andarsi a trovare con la volontà, ma doversi andare a trovare in modo coatto, che poi vabbè è perpetrato in maniera esponenziale in una città, è anche su una bella collinetta. La posizione di saludeccio come media la vedo appunto come media, anche concetto statistico di qualcosa che somma gli estremi e poi li divide per darti un risultato. A saludeccio si può passare da momenti di silenzio generico, non da strumenti di misurazione, però ci sono dei momenti di silenzio dove puoi non ascoltare nulla e degli altri momenti invece dove ti capita di ascoltare dei concerti a volumi incredibili al circolo, all'Albini di Saludeccio, dove ogni tanto capitano dei concerti molto fragorosi. Potrebbe capitare anche l'auto band, per dire. Che non diciamo assolutamente qual è. Non diciamo assolutamente qual è e non la consigliamo assolutamente. Abbiamo tolto tutti i poster che riportavano il tuo nome. E, esatto, tuo nome firmati. Beh, altri no. E lo stesso nell'atteggiamento delle persone. Altri no. L'atteggiamento delle persone può essere molto ostile, il redneck che ti minaccia seriamente di volerti sparare col fucile perché stai facendo gli stai rovinando il silenzio di saluteccio facendo musica elettronica di notte, per esempio. Però puoi arrivare a persone invece altamente ospitali, gentili. Ci possono essere degli ottimi scambi umani di cuore, di organi, quindi traffico di organi e degli scontri, però nella sua totalità la percezione appunto diventa media perché non eccede in nessuna direzione, non è un luogo a te ostile, però non è neanche un luogo a te talmente ospitale da dire sì, voglio rimanere qui per il resto della mia vita perché tutti i fattori convergono verso di me, è flat. Però è flat in una situazione fuori dalla città grossa, lontano dalla costa, quei 12 chilometri, che però
bastano per non avere almeno il traffico di persone e macchine dentro terra. Poi l'inquinamento luminoso invece d'estate, guardare il cielo stellato, ci si sente un po' più a Milano, però appunto anche qui l'inverno, il nulla istituzionale, perché sono solamente gli eventi, sono si finanzia tutto per l'estate, le sagre, le feste, che poi alla fine sono tutte le sagre della piadina e della salsiccia, che poi chiamano la notte rosa, sì. Cioè chiamano in vari modi, però anche qui c'è cioè, l'estremo della costa e poi la quiete, un livello di quiete veramente alto dell'entroterra, e quindi Saludeccio si trova qui in mezzo, non è un mezzo geografico, però è un mezzo di sensazione per quello che anche ho vissuto io nella mia esperienza. Per me è caos, pesante da sostenere, sono Milano, Roma, le grosse città, e la quiete, che a volte è pesante da sostenere, può essere appunto una montagna sperduta, ma anche qui a un'ora il parco del Sasso Simone Simoncello, si può avere molta quiete in quei punti. E quindi per quello che ho collezionato nella mia esistenza, sì, si colloca in una buona posizione di medio, che non ti spinge ad andartene, non ti spinge, non ti costringe nemmeno a rimanere, e per la struttura dei nostri impegni, o se parlo solo dei miei, però comunque in buona parte è coinvolto anche Napo, il fatto di andare e tornare ti dà sempre quello stacco che ti permette di riguardare di nuovo il posto e chiederti: mi sto assaporando il ritorno, mi va di tornare, perché cosa mi piace? Perché l'andare in giro ti mostra tanti altri stimoli. Vai all'estero e ogni città che incontri vieni a contatto di qualche macro regola, o sei convinto di essere venuto in contatto con qualche macro regola di quel posto e dici: sì, questo è il posto più bello dell'universo, voglio vivere qui. Poi ti sposti di altri 200 km e cioè l'attrattiva del luogo esterno è alta, perché c'è la novità e c'è l'ignoranza. L'ignoranza comunque ti spinge molto al gettarti, però il ritorno e il dire sì, comunque mi va di ritornare in questo paese, mi autoconvince che effettivamente è una situazione abbastanza neutra. Poi effettivamente sia io che Riccardo ci siamo sempre abbiamo sempre abitato in posti medi, se vogliamo, non che ci siano tanti posti alti, cioè nel senso comunque vabbè, adesso proprio per me ricerco sempre dei posti, come si può dire, medio tranquilli. Mi sono chiesto più volte come sarebbe non vivere nella città tipo Milano o Roma, che non sono delle... cioè la mia idea mi porta a confrontarmi con idee di città antiche, più che altro, più che città moderne esistenti. Cioè mi chiedo come sarebbe abitare in un luogo che ha una forte... come si può dire? Non saprei come descriverla. Mi sembra una forte gravità vera e concreta, dove c'è una vera forza del luogo, e sto volutamente escludendo città come appunto Milano, Roma, qualsiasi città, insomma. Ci sono dei luoghi che hanno una certa forza, magari, ma viene totalmente coperta da tutto quello che ci si fa sopra. Non so, città che hanno una specie di brace che è stata seppellita da tutto ciò che riguarda il fare attuale. Ma anche perché molte volte il luogo diventa il cosa succede in quel luogo, esatto. Quindi c'è il luogo più interessante. A Berlino ci sono 5 concerti interessanti ogni sera. Sì. Ah, vabbè. Ma quello non è la città, quello non è Berlino. Cioè, se tu vuoi parlare di una città come Berlino, devi confrontarti con non solo
i servizi che puoi trovare, gli affitti. Quello non è la città. Uno deve pensare come, tipo, la città nasce, ha una nascita, ha una fondazione, è un luogo che nasce su generalmente un fiume. Su cosa è stata costruita questo posto dove vado ad abitare? Si possono percepire le linee su cosa è stata costruita questa città? E se sì, dove? Dove le vado a trovare? Attualmente c'è una specie di frequenza di disturbo costante su quasi tutte le città dove sono stato che impedisce di attaccarsi e trovare queste linee che vengono dalla fondazione della città e arrivano fino al momento presente. Sì, la romanità, la milanesità Ma non, lo stanno. sì, no, proprio tutte le popolazioni che ci si sono avvicendate, perché tu pensi a Roma, ci sono i romani. In realtà a Roma nasce, si crea su un quantitativo di popolazioni che ci sono passate dentro, oltre ai romani, che da qualche parte avranno lasciato delle linee. Ma c'è questa frequenza di disturbo continua che mi impedisce di cogliere queste cose. C'è anche una città come Venezia, ha una frequenza di disturbo sopra che è incredibile. Cioè, per me, per quanto mi riguarda, buttiamo via le questioni di sovrintendenza delle belle arti. Se Venezia crollasse totalmente e si riprogettasse, sarei lì a fare con la bandierina Forza Venezia proprio. Sì, grandi, rifai! Così, quindi non trovo una città. Magari mi affascina un po'. L'idea e non la concretezza di certe città orientali, anche andando ad est nel mondo arabo, se vogliamo, che però anche quelle ormai sono disturbate da frequenze fortissime. Quindi allora ancora più est si va verso l'India, da quello che mi raccontano di città indiane, cioè lì altro che frequenze di disturbo. Allora si va ancora più a est, si arriva in Giappone fino a quando non si ritorna, si è No, cercato poi però arrivi in California. poi in Ah, California. lì è la terra perfetta. Forse effettivamente lì vedi le linee, perché sono state fatte due secondi fa quelle città, quindi sono di recente formazione, vedi chiaramente che cosa sono Infatti c'è quei comunque luoghi. un'elasticità nella struttura Sì. superiore. Cioè ci sono delle. Riesci a vedere delle linee guida anche di posti co così lontani da informazioni che ti arrivano, piuttosto che luoghi magari che potresti conoscere meglio, ma che percepisci, vedi e vivi come statici o comunque impelagati in qualcosa che trattiene, che non. Come se ci fosse un sacco di energia che non esce da nessuna parte, sta lì, ribolle. Energia, questa energia che viene fuori dai chakra della terra, eccetera, eccetera.